Oggi voglio fare il diavolo a quattro. Voglio essere quello che non sono. La musica. La musica è l'unica compagna che ho. Scrivere l'introduzione di un libro dovrebbe essere un privilegio per il suo autore, ma le inesorabili devastazioni provocate dalla malattia hanno messo a tacere per sempre la voce di Ken Smith. Oggi ha 68 anni, è ancora vivo, ma solo nel senso che i suoi polmoni respirano e il suo cuore batte ancora. L'uomo che ha parlato del suo sforzo per vivere con l'Alzheimer e che voleva aiutare gli altri a capire meglio la malattia, ora è incapace di provvedere minimamente a se stesso. Fu il primo in famiglia a completare l'istruzione superiore e diventare docente universitario, conseguendo il dottorato in storia alla Duke University. Eppure, in lui sussiste ancora una qualche scintilla di vita. Quando gli è stato detto che il suo libro verrà pubblicato, gli occhi di Gary si sono riempiti di lacrime. Lacrime che voglio pensare fossero di gioia. Nel 1985, quando aveva 55 anni, gli fu fatta una TAC che rivelò degli spazi ventricolari più estesi del normale, per cui fu diagnosticata una idrocefalia neonotesa. Gli fu detto che era possibile effettuare un intervento di Schultz per evitare l'eccessivo accumulo di fluidi nel cervello e alleviare la sua sofferenza. Fu chiesto al neurochirurgo che doveva effettuare l'intervento se fosse ipotizzabile la malattia di Alzheimer, ed egli, in via precauzionale, durante l'intervento stesso, prelevò un campione di tessuto cerebrale per effettuare la biopsia. Il tessuto prelevato rivelò le caratteristiche placche e i gomitoli dell'Alzheimer. Kelly aveva una malattia irreversibile. Poteva sopravvivere per 2 o 20 anni, ma non c'era alcuna possibilità di cura e la sua situazione poteva solo peggiorare progressivamente. La moglie prese la decisione di aspettare a informare Kelly della situazione finché si fosse ripreso dall'intervento, che in seguito si rivelò non necessario. Circa 2 mesi dopo, un sabato mattina, poco prima di uscire per recarsi in chiesa, Kelly disse che voleva ritornare all'ospedale dell'Università della Virginia per riferire che i suoi mal di testa non erano affatto migliorati. Ci sposammo giovanissimi e percorremmo entrambi l'iter del mondo accademico. Nel periodo in cui Kelly insegnava ai ragazzi delle superiori alle matricole e preparava il suo dottorato, abbiamo avuto 3 figli, Jim, Tim e Jackie. In quei primi anni Kelly continuava a coltivare molti interessi che davano ricchezza e senso alla sua vita. Amava la musica e aveva una bella voce baritonale che utilizzava nei cori delle chiese, nei musical, del college e della comunità. Benché fosse timido e diffidente, quando recitava con gruppi teatrali locali si rianimava. Per un buon periodo suonò anche la cornetta, dai tempi delle superiori fino a quando entrò a far parte della banda di Harrison Wolf in Virginia. Un'altra sua passione era la fotografia. Qui si dedicò fino a raggiungere un livello semiprofessionale, fotografando matrimoni, eventi sportivi del college, mostre canine, la natura, e facendo il ritratto agli studenti. Kelly credeva anche fermamente nel volontariato. Accompagnava in automobile i malati ai loro appuntamenti dal medico. A Natale si dava da fare per l'esercito della salvezza,
collaborava con le attività assistenziali del Banco Alimentare ed era membro permanente del Kiwani, un club assistenziale internazionale, formato da uomini impegnati nel lavoro e nelle professioni, e ha svolto per 8 anni le funzioni di segretario della sezione locale. La sua vita ricca di gratificazioni cominciò a rallentare all'inizio degli anni Ottanta, quando Cary iniziò ad abbandonare prima un'attività, poi un'altra, mentre cercava spiegazioni ai suoi debilitanti mal di testa e al calo della vista. Sapevo che era giunto il momento di dirgli la verità. E anche ora, dopo 13 anni, ritengo che sia stata la cosa più difficile della mia vita. Decisi che il modo più delicato per dirglielo fosse quello di evitare ogni ambiguità e dissi che non c'era possibilità di errore, che la biopsia aveva fornito una diagnosi certa, di solito possibile solo con un'autopsia. Quella mattina non arrivammo alla chiesa. Rimanemmo in cucina a piangere per ore, ad abbracciarci, a fare i progetti. Mentre Cary lottava per accettare il suo destino, mi accorsi ancora una volta di quanto speciale fosse mio marito. Decidemmo su 2 piedi di fare al più presto tutti i viaggi che avevamo messo in programma per la pensione, perché Cary fosse in grado di goderne. Stabilimmo così di viaggiare in Europa, nel Pacifico Nord Orientale, nel New England, nella Nuova Scozia. Qualche volta mi sento maledettamente inutile. Provo come un senso di vergogna per non essere in grado di fare le cose ed essere così ottuso, goffo, smemorato. Naturalmente per il mio caregiver deve essere molto dura, perché qualche volta sono proprio un bel rompipalle. Nessuno vuole parlare con me. Hanno paura. Paura che sia contagioso. Non riesco a pensare a una cosa da dire prima che qualcun altro l'abbia già detto, anticipando quello che dovevo dire io. Ogni volta che sto conversando con qualcuno, ogni volta che sto conversando con qualcuno, c'è sempre una parola che non riesco, ogni volta che sto conversando con... non riesco... non riesco a ricordare. E allora vi prego, questa malattia è irreversibile, tutto ciò che puoi dire e fare è incompleto, forse non riuscirai mai a mettere insieme una frase. Una bella frase corretta che esprima tutto quello che intendi dire. Frasi del genere sono molto rare, ma di tanto in tanto ti verranno in mente. Una settimana dopo aver sgomberato il suo ufficio alla James Madison University e aver riportato tutti i suoi libri e fascicoli a casa, ci capitò un disastro. La casa prese fuoco. Noi due riuscimmo a scappare incolumi nel cuore della notte, ma perdemmo i nostri 2 Yorkshire terrieri e quasi tutto ciò che possedevamo. Il focolaio dell'incendio si era formato nella pattumiera della cucina, dove Cary aveva gettato un mozzicone ancora non perfettamente spento. Fu errore da addebitare all'Alzheimer?
e sarebbe potuto capitare a chiunque. Lo shock provocato dagli incendi e la successiva vita da sfollati che conducemmo nei motel finché la nostra casa non fu ricostruita provocò un evidente peggioramento di tutti i sintomi. Dopo l'incendio non guidò mai più l'automobile e non volle più fumare neanche un sigaro, mentre la sua capacità di leggere e scrivere diminuiva sensibilmente. Gli anni trascorsi alla Duke furono per molti versi entusiasmanti. L'essere coinvolto nello studio gli dava la sensazione di essere importante, di dare un po' più di significato alla sua vita. Le persone della clinica ci trattavano come amici intimi e noi sentivamo lo stesso per loro. Ci piacevano molto i frequenti viaggi per raggiungere la clinica, 600 e più chilometri tra andata e ritorno. Li consideravamo un po' come delle mini vacanze. Carrie rispondeva bene alla tachina, si sentiva meglio, più vigile e più capace di badare a se stesso. Alla clinica gli era stato detto che quel farmaco non costituiva una cura, che la malattia avrebbe progredito. Ma ciò non gli impediva di sperare. Allora, che Kate e Jackie, fotografa del Washington Post, avviarono un discorso di collaborazione per un libro sull'Alzheimer. Ne parlavano nel corso delle passeggiate con Uni, il piccolo cane di Kelly, suo inseparabile compagno dal momento in cui entrò nella loro vita subito dopo quell'incendio. Loro pensavano che forse Jackie avrebbe potuto intervistare Kelly trascrivendo le risposte, però Kelly stentava ad ammettere di non essere in grado di farlo da solo. Con gran senso di osservavamo il deteriorarsi della capacità di leggere e scrivere soltanto secondo. Questo era stato il suo mestiere. E la sua forma di svago, per cui si sentiva molto depresso. Rimaneva seduto per ore cercando di leggere un'unica pagina di un libro di storia. Oppure si esercitava a scrivere sul tavolo di cucina, sforzandosi di rendere leggibili i suoi scarabocchi. Nel corso di una visita ai nostri amici Chris e Anthony La Forgia, nel New Jersey, nell'estate del 91, Anthony disse a Kelly che per trascrivere le cose da tenere a mente e le liste della spesa, lui adoperava un registratore tascabile anziché prendere degli appunti scritti. E suggerì a Kelly di provarne uno. Ritornati a casa in Virginia, la prima cosa che fece Kelly fu di chiedermi di fargli il numero di Jackie. E le disse di aver trovato la risposta giusta per mandare avanti il loro progetto del libro. Lui avrebbe riversato sul registratore le sue idee sull'Alzheimer. In principio non sembrava riuscire a formulare alcun pensiero. E Jackie doveva porgli delle domande. Come si fa per mettere in funzione una specie di pompa per travasare il liquido? Ma ben presto cominciò ad andarsene per le sue, meditando e filosofeggiando per conto suo. Desiderava rimanere solo quando registrava. E così fu necessario etichettare il registratore e cercare di insegnargli come usarlo. Talvolta la sua dettatura andava perduta. I nastri sono pieni di momenti in cui si capisce che aveva acceso il registratore solo dopo aver fatto vari minuti, molte osservazioni interessanti e acute, ma senza accorgersi che l'apparecchio non era acceso. Quando iniziai a trascrivere quel che aveva dettato, rimasi esterrefatta dalla sua capacità di comprendere a fondo la sua malattia. Sentii cose che non aveva mai detto, né a me e né a nessun altro. Kelly era sempre stata una persona riservata e molto raramente condivideva con altri i suoi pensieri e sentimenti. Il registratore liberò in qualche modo il suo pensiero. Quando se ne stava per conto suo, con la sola compagnia del registratore, beh, non occorreva che tenesse la porta chiusa. E noi ci rendemmo conto che ci stava trasmettendo
libro per le persone colpite dall'Alzheimer, per aiutarle a reggere il confronto con la malattia, mediante l'esame approfondito che era riuscita ad effettuare convivendo con essa. A questo punto Jackie, con marito David, il loro figlio Eddie, Kelly ed io, eravamo sistemati in una grande casa bifamiliare, adattata a noi e che si trovava in campagna, appena fuori Harrisonburg. Avevamo effettuato il trasloco per poter accudire Kelly tutti assieme, senza dover ricoverare in una casa di riposo. Ecco, ho appena ascoltato qualcosa che stavo per dire, penso che lo dirò in qualche futura occasione. Tu continui a credere che nel futuro ci sia qualcosa, ma questo qualcosa andrà diminuendo fino a scomparire. Cerca di vivere la tua vita comune con una certa dignità e con quel po' di intelligenza che ti rimane. Ogni volta che io mi accorgo che sto perdendo il contatto, l'intelligenza, qualsiasi cosa mi faccio prendere dal panico. Sì, mi accorgo di essere una persona dimezzata e penso di essere stupido perché non ricordo le cose o non le so, e questo mi manda in bestia. Se non ci fosse stato questo fastidioso impedimento, oggi sarei ancora a teacher of the Madison University. Prossimo signor rettore alla pensione. I'm very glad, I'm so proud. I want to thank you about this. You're so generous. Alla prossima pensione, professore. Sì, la storia è stata la mia grande passione. Quante discussioni all'università sull'utilità della storia, i professori che si mettevano così insieme ed erano in dubbio su tutto quello che avevano appreso con tanta fatica. Poi quando ascoltavamo musica nel salotto i pomeriggi interi. Oggi non posso leggere niente di storia che non venga annullato dal fatto che l'ho dimenticato tutto quello che stavo... Oggi non posso leggere nulla di storia dal fatto che ho dimenticato tutto leggendo stavo che tutto quello che stavo leggendo. Appena mi fu diagnosticato stavo ascoltando la musica. Appena mi fu diagnosticato l'Alzheimer, lasciai il lavoro. Non avevo molte scelte riguardo. La Jane Madison University non può funzionare con persone che lavorano, che non funziona. I'm agree with you. Gli studenti si lamentano della tua incapacità di fare lezione. Io dovevo correggere gli elaborati dei tuoi studenti che tu portavi a casa, sì, limitandoti a guardarmi con aria mesta e indifesa. Quando poi ti chiedevo che voto pensavi di dare, non eri in grado di rispondere. Nel campo dell'insegnamento, quando la mente comincia a vacillare, sei finito soprattutto in un ambito come la storia. No, leggere mi è impossibile, tanto per cominciare le parole non stanno ferme, non riesco a fissarle le parole. Possono essere laggiù, e io non riesco ad afferrarle. Molte volte ho provato così, ecco qua. Ho provato come un bambino così a leggere un libro, anche piccolo, ma la parola stampata mi mette in difficoltà. Riesco a vedere le lettere, a capire per metà di che cosa si tratta, ma se cerco di ordinarle in una sequenza logica, probabilmente non sarei in grado di leggere. Io vedo le parole, so pronunciarle le parole, ma... Per me non hanno molto sempre. Per me le parole
non hanno molto senso, sempre la sensazione di essere incompleto, di aver fatto la cosa sbagliata, forse non penso le stesse cose delle persone normali che si domandano, non penso le stesse cose delle persone normali che si domandano come le cose succedono, perché succedono in un dato modo, per me è un mistero per me. Ti devi adattare agli altri. Se ti capita di sederti dove altri stanno mangiando, allora magari fallo anche tu. Sì. E se gli altri non lo fanno, se vedi che lo fanno, se lo fanno va tutto bene. Finché loro sanno cosa stanno facendo e tu non stai facendo cose troppo diverse, allora vedrai che va bene. Grazie. Grazie, amore mio. Tu sei l'unica che veramente mi capisce. Io non sono facile da capire. Lo sai, un caregiver può ammalarsi, ma tu no. No. Tu non ti sei mai ammalato. Tu non ti sei mai ammalato. Una volta sì. Non sei stata troppo bene, e io mi sono trovato un po' a disagio, la mia preziosa cagnetta, naturalmente ogni tanto deve mangiare anche lei, e io non so come aprire il barattolo del cibo dei cani, non potevo certo in quel momento svegliarti, no? Lo sveglia. Ti ho sentito maneggiare in cucina, sentivo sbattere. Non sono intervenuta, volevo vedere come te la cavavi. Non ho saputo fare altro che cercare di bucarlo, quel maledetto barattolo, di effettuare una piccola perforazione, vedere se... Una piccola perforazione, vedere se riuscivo a estendere i bordi, ma sono stato colto... Sono stato colto da una specie di panico, speravo tu che non stessi solo, tu così male. Il cane non aveva mangiato, ma aveva l'aria abbastanza, sì, soddisfatta. Il cane non aveva mangiato, ma aveva l'aria, vieni. Soddisfatta, sembrava tranquilla. Ma io mi sono alzata dal letto e mentre tu eri nella più totale disperazione, ho aperto la scatoletta e ho dato da mangiare al cane. Sono sempre stato così, tutto impacciato. I piedi, le gambe, le mani. Che volta invece sembri un galletto, convinto che tutto vada bene e di essere veramente al settimo cielo. Ma non sei al settimo cielo, e al massimo dura un giorno. Giorni buoni giorni. Non lo so mai. Oggi sento un gran formicolio alla testa, una sensazione assai spiacevole, come se dentro avessi degli aghetti o altro, e poi in questo momento mi riesce molto difficile pensare, non riesco proprio a organizzarmi. Prima eravamo degli esseri umani, si lavorava, si guadagnava, si avevano i figli, si facevano molte cose che non ci piacevano e molte altre che invece noi, eravamo contenti di fare. La cosa è certa. Potrai mai più essere quello che è. No. E non è facile mandarlo giù. No, non è facile. No. Per te certamente non lo è stato. Eri occupatissimo in ogni genere di attività. Poi, poco per volta, queste cose
sono diventate impossibili. Molte cose non le capisco. Anche dopo che qualcuno me le ha dette esplicitamente, se riuscissi a farglielo capire in qualche modo, a dirglielo di sicuro, ho sentito, ma le conseguenze di quel che diavolo ho sentito, quelle a me sfuggono. La sensazione di essere ottuso fa parte di questa malattia, dimenticare le cose anche se non va sempre così male, che sono alti, bassi. La malattia stessa è fatta di alti, bassi. Quando prendi un grosso premio tendi a metterti alla difensiva perché ti vergogni di non sapere quello che avresti dovuto sapere, no? Di pensare alle cose e di vederle come le vedeva anni fa, quando era una persona normale. Quando mi guardava negli occhi e mi sorrideva e mi baciava. Mi baciava. Mi raccontava tutto quello che aveva fatto all'università. Oh, quanto mi mancano quei racconti! Oggi, tutti sanno che io non sono una persona normale. Non è proprio così normale. Quelli come te, nell'elaborazione del pensiero, rimangono sempre un tantino indietro. Magari sta riflettendo su un dato pensiero, quanto mai essenziale, e un minuto dopo ti sfugge. Perdi quello che stavi cercando di dire. A volte lo ritrovo quel pensiero. In un'altra occasione, quando meno se l'aspetta, pensieri del genere vanno e vengono molto rapidamente. E si può fare ben poco. Chi lo fa? Io penso proprio sia sbagliato che a volte noi si abbia quasi paura di noi stessi, del nostro caregiver e naturalmente della famiglia, ma non è sempre facile. Il fatto che i caregiver molto spesso fanno le cose senza di noi e bisogna proprio ricordare, anch'io devo ricordare come chiunque altro che questo è normale. E questo non mi devo arrabbiare. Vedete, le persone come il professore devono sopportare quelli come me. E noi dobbiamo sopportare loro. Credo proprio che la malattia li fa essere un po' irrazionali. Pensano di essere messi da parte. Diventano sospettosi. Pensate che spesso non mi riconosce, pensa che io sia un ladro. Lui prova invidia nei miei riguardi, perché vede che io posso lavorare, posso parlare normalmente, posso avere esperienze normali, mentre invece lui non ha stabilità. Stabilità, penso che si dica così, non so come chiamarlo. Il professore ha l'impressione di essere canzonato, che nessuno gli vuole bene, e anche altri come lui hanno l'impressione di essere presi in giro, sminuiti, ridicolizzati, ma io li voglio bene, non lo prenderò mai. Faccio sacrifici incredibili e lo vedo solo peggiorare. Io non so proprio più che cosa farci. La malattia bisogna affrontarla e osservarla per quello che è veramente. Non riesco a pensare a una cosa prima che qualcun altro l'abbia già detto. Il telefono è la cosa più frustrante al mondo. Io mi agito sempre quando cerco di usarlo, resta ammutolito, non riesco a capire cosa diavolo sto facendo, se solo a casa.
Sono dolori. Sono dolori, non riesco a destreggiarmi. Anche se le persone dopo un po' di squilli a vuoto passano il ricevitore, anche se sono persone importanti con cui si vorrebbe parlare, io non ci riesco quando sentono che annaspo, allungo, in cerca delle parole, di solito rinunciano. Far presto è assolutamente impossibile. Meglio lasciare perdere, no? Meglio lasciare perdere la velocità, non riusciremo a ricordare presto le cose, né a conoscerle, né a seguirle. Quando loro mi chiedono di fare presto, io semplicemente non posso, non mi è possibile fare presto. Più mi affretto e più rallento. E penso che sia più o meno la stessa cosa per tutti i malati, sì. Non possono farci fretta perché restiamo... come si dice? Restiamo così frastornati che non capiamo che cosa, come dobbiamo affrettarci. Comunque ho imparato in qualche modo ad affrontare la situazione. Ecco. Prima di tutto sai bene che combinerai dei pasticci. Quindi, non lasciarti coinvolgere. Eh? Ci saranno nuove occasioni per combinare guai. E potranno essercene anche altre in cui le cose vanno bene. Quando facessi la diagnosi la prima volta eravamo entrambi sicurissimi che era la fine di tutto. Che la vita andava semplicemente incontro al disastro. Penso sia difficile non arrendersi e non dire... Ma vada tutto in madonna! Lo faccio periodicamente, sempre. Però c'è qualcosa che delle volte mi dà un godimento, veramente. Raccogli ancora le foglie? Sì. Probabilmente le stesse che avevi già raccolte. Ogni anno mi sembrano sempre più belle. Adesso le apprezzo molto di più. Apprezzo ancora di più di anni fa. Io vado pazzo per le foglie. Io vado pazzo per le foglie. Quando non riesci a fare le cose grandi. Di solito le ho tutte, sì. Ma devo portarle a casa, nel caso. Ce l'ho. Questa. Nel caso ne mancasse qualcuna. Una delle cose che hai iniziato a fare e che lo ha letteralmente affascinato, ecco, beh, si potrebbe chiamare un'oasi per gli uccelli. Io metto fuori il mangime per loro, che sembrano apprezzarlo veramente moltissimo. È veramente interessante osservarlo. Quanti uccelli diversi esistono? È difficilissimo dire quanti ce ne sono, perché non volano via, ritornano. Volano via di nuovo. Sono volubili. Ma per noi è un gran godimento osservare i nostri cardinali rossi e altri volatili. Ma i cardinali naturalmente sono quelli più spettacolari. Posso rimanere a osservarli a lungo quando vanno, vengono in volo. Quello che fanno gli uccelli, insomma. Beh, insomma, la cosa straordinaria è che gli uccelli non rimangono mai fermi a lungo nello stesso luogo. Abbiamo una gran varietà di uccelli, più piccoli, e Dio sa che ha quanti altri. Anche semplicemente osservarli alla loro mangiatoia è un'occupazione affascinante. Vanno su, vanno giù, da una parte, dall'altra, dappertutto. La cosa forse più spassosa degli uccelli è che ora li vedi? Però non li vedo. Solo che qualcuno mi chiede di fare presto. Io semplicemente non posso. Non mi è possibile fare presto. Più mi affretto, più rallento. Non posso fare in fretta perché resto frastornato, che non capisco perché io debba, lo ripeto, perché io rimango così affrettarmi. La paranoia, il senso di frustrazione, di aver perso qualcosa. È una grossa realtà.
è pesante. I caregiver si danno l'anno. Vogliono essere come tutti gli altri e meritano di prendersi i loro momenti, i loro tempi, tempi da trascorrere lontano loro, perché tutto può uscire parecchio monotono. A volte penso che si complotti contro di me, soprattutto per il fatto che non li sento proprio, soprattutto perché non mi dicono continuamente buone parole. In tutti i tempi, all'università, eri molto noioso, sai? Eri diventato molto esigente, perché le cose non andavano per il loro verso, molto spesso ti spazientivi un po'. Avevi la sensazione di essere trascurato, di essere ignorato dagli alunni. Dicevi che non ti volevano più bene. È qualcosa che succede quando perdi le cose più preziose che hai. La carriera, per non parlare della capacità di guadagnare, e altri mezzi del genere, e hai proprio l'impressione di essere in qualche modo inferiore agli altri. E a quel punto non conti più. A volte mi pare che il mondo intero si prenda gioco di me, soprattutto quando non afferro le cose correttamente o secondo il buon senso. Spesso è molto difficile rendersi conto dei sacrifici che gli altri fanno per noi. Io non ho certo il diritto di criticare nessuno, ma spero solo che la mia famiglia, i miei amici si rendano conto che soffrire di questa malattia è come un angolo di inferno, e io mi sento proprio ingannato, e anche altri si sentono ingannati per buona parte della loro vita, perché io ci penso. Non penso solo a me, penso ai paraplegici e a chi si trova in condizioni assai peggiori. Certi giorni mi sento talmente amareggiata per questo insieme di cose che desidero solo farmi da parte e mettermi a piangere. E mi domando spesso perché fa quelle cose che fa e perché dice quello che dice, e penso anche che mi verrà presto un accidente se lo so. Sto cercando di spiegare ai familiari di questi malati che fanno un'infinità di sbagli. Bisogna cercare solo di avere pazienza. Le parole si confondono e quando non trovo una parola trovo... Con loro. Correggerli con gentilezza. È inutile agitarsi con loro perché credo che non capiscono. Il mio consiglio per il caregiver è di limitarsi a tenere sotto controllo la situazione. Fate in modo che le cose siano facili da capire, senza passare al linguaggio infantile, vabbè, o a cose del genere. Non trattateli come bambini, non spazientitevi quando dimentichiamo le cose. Io sono proprio stanco, Michele, eh? Sono proprio stanco. Quando facciamo questa cosa? E questo cosa sarà? Moglie me lo dice, e dopo un paio di giorni, anzi un paio di minuti, ho già dimenticato che giorno sarà. Chiunque si sentirebbe frustrato. D'altra parte non mi va di tenere sempre la bocca chiusa, vorrei far parte di qualcosa ed essere parte di qualcosa. Noi facciamo davvero molti sbagli nelle cose che diciamo e non vediamo molte cose che dovremmo vedere. Qualche volta pensiamo di vedere cose che in realtà non abbiamo visto, che non esistono, in tutte cose le cui di, in tutte le cose di cui ci occupiamo vi sono dei fantasmi. Ci sono dei fantasmi nell'Alzheimer. Come va? È pieno il mondo, eh. Sapete, a volte ho pensato di avere visto bene le indicazioni e che avevano vinto i Dodgers oppure i Riders, ma in qualche modo sono stato tratto in inganno. Ero assolutamente certo che fosse accaduta una data cosa che invece non era affatto accaduta.
Dopo un po' la cosa risulta superflua, ma le belle cose che io pensavo fossero successe, forse non erano successe, o forse non succederanno mai, non lo so davvero. È proprio deprimente pensare di avere scoperto una cosa che ritieni anche piuttosto interessante o insolita, e poi di lì a un po' senti che non è mai accaduta. Paris sperò con tutte le sue forze che le sue riflessioni potessero essere utili agli altri. Voleva riuscire ad aiutare le persone colpite dalla malattia. Sperava di aiutarli a comprendere cosa prova un malato di Alzheimer. Io e la mia famiglia speriamo che quanto lui ci ha lasciato possa giungere fino a voi. Con Alzheimer ci sono molte cose a cui ti devi abituare. E una di queste è avere sempre torto marcio. Torto marcio, io ho imparato a non discutere con nessuno dei risultati, diciamo, di una partita di baseball. Qualche volta mi riesce difficile rendermi conto se la cosa è reale o meno. Anche le cose che hai visto di recente, e molto chiaramente, è possibile che tu non le abbia viste per niente. Tu semplicemente pensi di averle viste. Invece hai sognato di averle viste. Ricordo l'ospedale universitario di non so dove. Mi sono agitato a tal punto che hanno dovuto legarmi. Dio mio, che errore, che orrore! Ero talmente su di giri e agitato che penso di essermi fatto male. Calci, urlavo, facevo tutto sbagliato. È dura se sei tu stesso a fare questa esperienza, specialmente se le persone non comunicano con te, non si davano molto la pena di spiegare cosa loro dovevano fare e di farlo con garbo. Insomma, mi trattavano solo come un caso clinico. Ricordo quella notte come una delle peggiori in assoluto di tutta la mia vita. Mia moglie è andata a prendere un caffè con le sue amiche, una cosa del tutto normale. Prendere un caffè con le amiche, in compagnia. Ma una delle prime cose che notai e che questa cosa cominciava a progredire, e mentre mia moglie, per esempio, dall'altra parte giocava a bridge, io mi ritrovavo a casa ed ero realmente sconvolto. Questa era la ragione principale per cui non riuscivo a contattare nessuno. Non so proprio come far funzionare questi piccoli oggetti, nemmeno la televisione, la radio. Quei giorni tutto mi pareva andar storto. Un giorno che non dimenticherò mai, mi sentivo solo, frustrato. La polizia, per favore. Mi sentivo solo, frustrato. Dov'è casa mia? Oh, a casa c'è qualcuno? Però devo dire una cosa. Io sono proprio contento che noi abbiamo le foto. Mia moglie ricorda i particolari. Oh,
Io proprio non ci riesco. Ma sa, devo essere aiutato a ricordare. Tu continui a credere che nella vita, nel tuo futuro, ci sia un futuro, ci sia qualcosa nel tuo futuro. Ma poi qualcosa andrà scemando, diminuendo, fino a scomparire. Cerca di vivere la tua vita con il massimo. Cerca di viverla con un po' di intelligenza, almeno con quella che ti è rimasta. Almeno quella che... Grazie. Mentre io divago, ci sono cose che forse andrebbero dette che sono sicuro di non avere detto, no? Ma per oggi ho quasi finito di filosofeggiare. Penso che il nastro non basti più. E penso di aver detto tutto. Tutto quello che potevo. Però sono certo di una cosa. Il cane è con me. E quando lui è con me, oh, questo mi dà un grande sollievo.